E ritorniamo dal MEI, meeting dell'etichetta indipendente, ho studiato anche l'acronimo, penso un po'. Differenza 2017, Radio Saius, dico cose a caso, ti piace questa cosa? Vedo parole chiave, così che servono, faccio gli hashtag, no, che vanno tanto di moda. E siamo qui presenti dopo aver fatto qualche chiacchierata ieri con diversi artisti, oggi invece ci stiamo un pochino addentrando anche in altri ambiti. Chi sei tu, chi siete? Isolato via label. Il meeting delle etichette indipendenti, siamo l'unica cosa che c'entrava in tutto questo, cioè siamo noi fuori luogo, capito? Cioè, sembra strano, ma c'è un'etichetta indipendente al meeting delle etichette indipendenti, e sì, qua perché volevamo partecipare, quindi. Ok, cioè vi hanno tirato, vi ci hanno mandato? No, ci siamo imposti, ancora non hanno chiamato i carabinieri. Ah, ok, cioè non sanno che siete qui? No, non lo sanno, siamo abusivissimi, anche perché vi abbiamo preso lo stand, lo dovreste sapere, perché noi eravamo fuori. È vero. E abbiamo visto uno stand asciutto e abbiamo fatto paguro, la tecnica del paguro, e gli abbiamo preso. Funziona sempre. Certo, esatto. Però i tende scherzando, siete quelli che vi si stanno muovendo di più, vedo, nel senso che c'è un bel via vai di persone, anche persone non autorizzate, vabbè. Però lasciamo stare. Un bel via vai di persone che vengono a voi e al quale sottoponete questo questionario di cui parlami di questo questionario. Chi ha avuto quest'idea di fare sta roba? Questo questionario. Quindi, noi abbiamo gli incontri di cervello, noi, no? E cerchiamo di capire se in tre riusciamo a fare un cervello. E ogni tanto riusciamo a capire che qualche neurone c'è. Allora abbiamo pensato, siccome dobbiamo trovare soluzioni ai problemi della musica italiana, perché noi vogliamo risolvere tutti i problemi della musica italiana. Ah, solo della musica? Pensavo tipo faccio nel mondo. I cantieri li lasciamo agli insieme. No, vabbè, cerchiamo da etichetta indipendente di fare quello che facevano una volta le etichette indipendenti, ovvero trovare strade alternative, visto che quelle che ci sono funzionicchiano così. Esatto. E allora stiamo cercando di capire cosa fare per gli artisti e cosa fare per chi se dovrebbe seguire gli artisti. Sì. E perché non domandarglielo, facciamo prima, invece di leggere nel pensiero, cerchiamo di fare qualche domanda, magari scontato ogni tanto, ma ce lo facciamo mettere per iscritto. Tra l'altro domande anche aperte, questo ti dà qualche input in più. E insomma, a questo evento voi di fatti state un pochino facendovi conoscere, anche perché voi siete, parliamo un pochino dell'Isolato Bia Label o Label. Sì. Quando è nata questa Isolato Bia? Diciamo che opera come associazione da 5 anni, ora è diventata un'etichetta a tutti gli effetti. Il nostro scopo è quello di essere diversi, non migliori né peggiori di altri, semplicemente mettere dei pilastri che per noi sono importanti, ad esempio la formazione dell'artista al quale nessuno pensa. Giusto. Perché secondo noi un artista che non conosce il lavoro del musicista non può fare il musicista. E quindi come pilastro c'è la formazione dell'artista al quale che seguiamo e spieghiamo insomma come quali sono le sfaccettature del suo mondo. Sì. E lo aiutiamo a interessarsi anche, quindi provare a lanciarlo, a fargli fare uno step in più senza arrivare ai grandi palchi. Ma quindi insomma non è un'etichetta, no, faccio l'etichetta e basta, c'è tutto di più. Un di più che però, perché in quanto Isolato Bia formata da quante persone? Perché prima mi raccontavate stamattina che siete un po' di gente un po' variegata in tutta la penisola. Sì, giusto? Sì, no, allora parte dalla mia esperienza personale. Sì. Poi ho trovato lei, Martina, che si è rivelata una mano santa, perché io faccio tanta confusione e Martina fa più confusione di me, quindi per solidarietà io mi sento contento. Mettesse ordine sarebbe finito tutto quanto. Esatto. E poi si è allargata a tanti ragazzi più o meno giovani che hanno degli studi, della passione, e che comunque anche loro per primi si stanno formando a questa cosa qui. Quindi piano piano stiamo cominciando ad avere un roster, stiamo cominciando ad ascoltare artisti, stiamo cercando di capire se possiamo fare noi qualcosa, più che selezionare, selezioniamo noi le nostre possibilità, perché l'etichetta deve tornare a fare questo. Esattamente. E io all'interno della vostra brochure ho visto che fate veramente tantissime cose. Sì. Produzione artistica, produzione radiofonica, produzione videoclip, il mondo. Mi stanno anche cazziando. Ma perché non mettete le cuffie? Scusa, tra ore che sto parlando. Dopo un'ora però, che lo rivendi più, capito? Scherzi a parte. Gente che proprio. Ma chi li assumi questi? Adesso li licenzio tutti, perché tanto io sono il presidente, li posso licenziare tutti. Danno quasi fastidio. Danno quasi fastidio. Cioè, io non so cosa. Chi li ha invitati? Ma chi li ha portati? Scherzi a parte. Dicevo, un'etichetta
testa di caso, dammi voce, un'etichetta che non fa, fa tante cose, si chiama così, non è che non è trottolino testa di caso, no, sì, infatti perché lui è fatto così. Un'etichetta che fa tante cose, intanto lì abbiamo, vediamo fuori che succedono cose strane. Eccolo, ah, guarda, guarda, cioè si è autopassato, non ti ha visto nessuno, tranquillo. Dicevo, un'etichetta che fa tante cose, hai colpito uno e è andato allo spedale. Gente morta. Gente morta. Uno più, uno meno, non è che... Sì, tanto siete in tanti voi. Dicevo, io non so, me lo mangio, che devo fare questo micro? Alzo, l'abbassamento di voce. Oppure potremmo dire, testa di cosa, la regia di alzare il volume, ma quella è una cosa troppo complicata. No, no, dicevo, siete in tanti, quindi fate tante cose, ma se uno volesse trovarvi online, dove vi trova? Quali contatti, cose? Guarda caso ci trova su Facebook, ah, abbiamo addirittura il sito, cioè cose dell'altro mondo. Instagram, isolatobialabel.com. Esattamente. E facciamo tante cose perché riteniamo che un artista debba avere la possibilità di avere tutto quello che serve per la propria promozione. Sì. Che partire con una produzione, un disco, e non avere per esempio l'ufficio stampa e non dirlo a nessuno che c'è il disco o non avere strumenti di promozione, quindi noi seguiamo tutto il percorso dell'artista o quello che manca all'artista. Beh, questa è una bellissima cosa, qui al Mei sicuramente, mi auguro, almeno da quello che ho visto, state comunque trovando molti artisti, incontrando, insomma, c'è un bel riscontro, credo, sì. Da quello che ho visto. No, che cosa non si fa per un plettro? Un plettro gratuito. La mamma ha preso il plettro, cose pazzesche. Non sa che cosa sia una chitarra, non sa cosa sia un plettro. La cosa non si fa. C'è gente che se lo usa come stuzzicadenti, cioè roba pazzesca. Esatto. Il grattatesta di Isola Tobel Label, anche giochi di prestigio. No, quindi che dire, ragazzi, io non ti abbiamo fatto parlare, l'abbiamo messa qui, non ha parlato, non ha detto niente. Raccontaci la tua esperienza brevemente, così sappiamo un pochino chi sei, perché ti sei avvicinata a questo pazzo. Allora, complimentoni. Vabbè, che ci vuoi fare? Niente, ci siamo trovati a collaborare per un artista e poi abbiamo deciso di... lui ha deciso di lavorare insieme a me e niente, abbiamo organizzato l'Agriculture Festival. Hai visto? Già mi ha ricordato una cosa che abbiamo fatto, non abbiamo fatto niente. È vero che... Esatto. Allora, l'Agriculture Festival è un festival fighissimo che praticamente è l'esaltazione della genuinità e della semplicità, quindi era il riportare la musica in... Non avresti saputo dirlo meglio, cioè è pazzesco. Riportare la musica in luoghi non convenzionali, quindi fattorie, masserie, agriturismi, dove questi posti organizzavano delle giornate dedicate, quindi un picnic, trekking, degustazione dei loro prodotti e ospitavano il concerto. Inizialmente lo scorso anno l'ha fatto lui come cantautore e poi quest'anno è diventato un festival. Beh, insomma, diciamo che zitti, hai capito? Oh, questo non facciamo niente. Invece Isola Label spinge. E che dire, Gianluca, testa di caso, Irina, che siete di là dal vetro. Sembriamo vetro. Siete là dal vetro, nel vivo. Esattamente dall'altra parte, quindi abbiamo conosciuto... È molto pulito, per questo non si vede. Mi è arrivato nell'occhio, grazie. No, io che dire, cari ragazzi, finalmente abbiamo anche conosciuto un'etichetta, perché strano, al meeting di etichette indipendenti delle etichette. Quanti capelli, fai concorrenza a testa di caso? cioè, sembra te invecchiato, pazzesca questa cosa. bella queste cose, onde su onda. Ricordiamo che questa diretta va in onda anche su Facebook, non solo il vostro, ma anche il nostro. Quindi saremo ovunque. Cioè, li abbiamo circondati questi spettatori. Noi abbiamo tre spettatori, voi pure. Questa è una radio che si vede, pazzesco. Quindi io, che dire, continuiamo nelle nostre interviste, continuiamo nelle nostre chiacchierate e vi terremo d'occhio, perché comunque vi abbiamo conosciuto qui, ma non finisce qui, perché comunque Radio Science cerca sempre di tenere in auge i contatti. Bello, in auge, sembra quasi il sesaulico, cose a caso. E io vi ringrazio, ora sono tornato un attimo serio. Grazie anche del plec, ricordiamo il plec. Stuzzicadenti, ok? Gratta testa. Una roba, non lo faccio vedere.
E io quindi adesso allora, ce lo lancio e ci uccide. Aio, questo scambio di gadget, tipo un fan delle scuole di calcio che scambi gagliardetti, ti diamo uno yo-yo molto anni 80, se vogliamo. Un regalo per esattamente. Ma ve ne diamo un altro. Ma che meraviglia. Ne prendo un altro dalla regia Irina, mi dice di prenderne un altro. Allora, esattamente. Aspetta, ti prendo anche Gianluca, ti porto anche Gianluca. Hai capito perché così? Cioè, tu mi templati tutto Gianluca e tu e yo-yo. Sì, sì. Hai capito? Una domanda. Prego. Allora, buonasera, ciao ragazzi, grazie per essere venuti con noi. Una domanda in seguito anche a quello che avevo sentito dire poc'anzi da voi, è davvero interessante, perché dicevate che facciamo facciamo anche formazione agli artisti. Molto interessante questo. Scusami se mi intrometto, caro Luca, non per toglierti questa cosa così strana, davvero così serio. Formazione agli artisti, molto bella questa cosa, perché spesso si dimentica che il lavoro dell'artista, lavoro, so che è brutto da dire, però così non è solo tanto la base che devi imparare a suonare bene, esercitare. E poi cosa fate voi? Come glielo spieghi? Non lo so come glielo spieghi. Come glielo spieghi a un gestore di un locale che deve remunerarti se tu non conosci il tuo lavoro? Come lo educhi? Bravissimo. Quindi devi prima educare te stesso, se no, se un dopolavorista ci sta, va bene. Chiaro. Anche se bravo. Nel momento in cui stai su un palco, se stai comunque facendo lo spettacolo di intrattenimento, e quindi sei un lavoratore dello spettacolo. Bravo. Quindi questa cosa è nata dalla mia formazione personale, nel senso che quando ho cominciato a formarmi su queste cose qua, anche burocratiche, seccanti, previdenza, diritto, quante cose. Perché poi c'è tanta gente che ne approfitta, quando uno non conosce il diritto, allora si regalano i propri diritti a questi e a quegli altri che magari si pongono come eroi della situazione, certo, eccetera, eccetera. E mentre conosce mare e monti, e tu invece, ne hai bisogno anche, perché sei nella condizione, certo, purtroppo. Perché purtroppo noi cediamo, sì. Spesso invece aumentando la qualità della formazione, la formazione aumenta anche la qualità della proposta e si fanno cose alternative, importanti nel rispetto di se stessi e del pubblico che è avanti. Per esempio l'agricoltura di cui parlava prima lei, io l'anno scorso ho fatto 43 date proprio per ribellione contro i locali che non capivano il mestiere che facevo io. Allora sono andato a suonare nelle stalle, nei mulini, negli agriturismi, spiegando alle persone che non avevano mai organizzato un concerto qual era il mio lavoro, le persone che sono imprenditori, quindi gente che lavora e che capisce il lavoro degli altri, ha recepito il messaggio e mi ha fatto lavorare alle mie condizioni. Quindi fantastico. Questo è quello che io propongo per me e propongo anche agli artisti di Soto Bialabel. Quindi paradossalmente, anche se sembra strano da dirsi, se arriva alla nostra attenzione un disco meraviglioso, se non c'è disponibilità da parte dell'artista di formarsi, sappiamo che sarà un artista che si fermerà presto, anche dopo un bellissimo disco. Se vuole andare avanti, noi proponiamo la formazione. Se non siamo in grado di fare formazione, noi ci rivolgiamo a note legali, per esempio, esibirsi, per esempio, o altre persone che hanno delle competenze specifiche. Diciamo un'infarinatura gliela diamo. Ecco. Molto bella questa cosa, molto interessante. Bene. Anche perché fra le righe hai detto praticamente una cosa importante, la consapevolezza e il rispetto anche per se stessi e per l'arte e il lavoro che si fa. Diamo dignità al nostro lavoro, diamo dignità, prima. Esatto. Poi andiamoci a lamentare che ci pagano 50 euro. Bravissimo, esatto. Meglio due serate fatte con dignità che 10. Esattamente, no? Con poca dignità. Quindi molto bella questa cosa, mi ha colpito prima quando vi ascoltavo nel backstage dietro la coltre di vetro di fumo. Bene, caro Luca, non ti volevo togliere cosa. Ti hai fatto bene. Hai titoli di coda anche perché scalpinano qui per farsi intervistare, cose pazzesche, vogliono tutti te, caro Gianluca, e stanno strappando i peli delle no, quindi che voglia, quindi la scherza non voleva venire, ma chi l'ha inventata? Ringraziamo Isola Tobialabel, eccolo qui, Spazio Marchette, Isola Tobialabel, per la vostra disponibilità, anche perché ci avete occupato lo stand. Rosa invasione. E lui davanti, eccolo qui, molto, la yo-yo che farà è finto, fa solo un giro, poi si ferma, perché la corda è di carta pesta praticamente. E no, scherzate ragazzi, noi vi ringraziamo, vi terremo d'occhio, come dicevo prima anche che noi. Tutti rotolassi in mezzo là. È una minaccia. Comincia ad arrivare gli artisti. Fino al prossimo May. No, scherzo a parte. Grazie ancora. Ringraziamo chiaramente anche Tessa di Caso, al di là del vetro, tutti questi
commenti, stavo dicendo, contenuti sono condivisibili. Condivisibili. Sì, ma scusa, un po' prima alzare il volume. No, lui. Si sente il fruscio maggiormente. Ma quale fruscio? Io sono. Vabbè, fermo, adesso lì diciamo, ci andiamo. Va bene, la, c'è un problema. Adesso mi tocca menarlo, adesso lo licenzio. Adesso li licenzio tutti. No, scherzo a parte, grazie ancora, state sempre qui su radiosites.it perché andremo un pochino a conoscere altri artisti, grazie ancora, grazie ancora e ciao.